Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina immacolata, celeste madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Cielo, volume secondo, 1 ottobre 1899, capitolo 79. Questa mattina seguitava a farsi vedere in silenzio, ma in aspetto afflittissimo. L'amabile Gesù teneva sulla testa conficcata una folta corona di spine. Le mie interiori potenze me le sentivo in silenzio e non ardivano di dire una sola parola. Solo che, vedendo che soffriva assai nella testa, ho steso le mani e piano piano gli ho tolto la corona. Ma che acerbo spasimo soffriva! Come si allargavano le ferite ed il sangue scorreva a ruscelli. A dire il vero, era cosa che strappava l'anima. Dopo l'ho messa sulla mia testa e lui stesso aiutava a fare sì che vi penetrasse dentro. Ma tutto era silenzio da ambo le parti. Qual è stata la mia meraviglia che, dopo poco, ho fatto per guardarlo di nuovo ed un'altra corona, con le offese che facevano, stavano mettendo sulla testa di Gesù. O perfidia umana, o pazienza incomparabile di Gesù, quanto sei tu grande!
E Gesù taceva e quasi non li guardava per non conoscere chi erano i suoi offensori. Quindi di nuovo gliel'ho tolta e tutte le interiori potenze risvegliandosi di tenera compassione gli ho detto: caro mio bene, dolce mia vita, dimmi un po', perché non mi dici più niente? Non è stato mai tuo solito nascondermi i tuoi segreti. Deh, parliamo un poco insieme, che così sfogheremo un poco il dolore e l'amore che ci opprime. E lui: figlia mia, sei tu il sollievo nelle mie pene. Sappi però che non ti dico niente, perché tu mi costringi sempre a far sì che non castighi le genti. Vuoi oppormiti alla mia giustizia, e se non faccio come tu vuoi, ne resti dispiaciuta, ed io più me ne sento una pena che non ti tengo contenta. Quindi, per evitare dispiaceri da ambo le parti, faccio silenzio. Ed io: mio buon Gesù, avete forse dimenticato quando voi stesso venite a soffrire, dopo che avete adoperato la giustizia? Quel vedervi soffrire nelle stesse creature è ciò che mi rende più che mai circospetta a costringervi che non castighiate le genti. E poi, quel vedere le stesse creature rivolgersi contro di voi come tante vipere avvelenate, quasi che se fosse in loro potere già vi toglierebbero la vita, perché si vedono sotto i vostri flagelli, e di più vengono ad irritare la vostra giustizia, non mi dà l'animo di dire il fiat voluntas tua. E lui: la mia giustizia non può passare più oltre, mi sento da tutti ferito, da sacerdoti, da devoti e da secolari, specialmente per l'abuso dei sacramenti. Chi non li cura affatto, aggiungendo i disprezzi, e chi frequentandoli ne forma conversazione di piacere, e chi, non essendo soddisfatto nei propri capricci, giunge per questo ad offendermi. Oh, quanto resta straziato il mio cuore nel vedere ridotti i sacramenti come quelle pitture dipinte, oppure quelle statue di pietre, che compariscono vive, operanti da lontano, ma si fa per avvicinarli e si comincia a scoprire l'inganno. Onde si fa per toccarle e che cosa si trova? Carta, pietre, legno, oggetti inanimati, ed ecco si resta del tutto disingannati. Tali sono i sacramenti, ridotti per la maggior parte, non c'è altro che la sola apparenza. Che dire poi di quelli che restano più lordi che netti? E poi lo spirito di interesse che regna nei religiosi è cosa da piangere. Non ti pare che sono tutt'occhi dove c'è un vilissimo soldo, fino ad avvilire la loro dignità? Dove non c'è interesse non hanno mani né piedi per muoversi un tantino. Questo spirito di interesse riempie loro tanto l'interno che trabocca nell'esterno, fino a sentirne la puzza agli stessi secolari, e di ciò, scandalizzati, si formano la causa che non prestano fede alle loro parole. Ah sì, nessuno mi risparmia. Vi è chi mi offende direttamente e chi, potendo impedire un tanto male, non si cura di farlo. Onde non ho chi rivolgermi, ma io li castigherò in modo da renderli inabili. E alcuni li distruggerò perfettamente. Giungeranno a tanto che resteranno le chiese deserte, senza avere chi amministri i sacramenti. Interrompendo il suo dire, tutto spaventato, ho detto: Signore, che dite? Se ci sono quelli che abusano dei sacramenti, ci sono tante buone figlie che le ricevono con le dovute disposizioni, ci soffrono molto se non le frequentano. Troppo scarso è il loro numero, disse lui. E poi
la loro pena, perché non possono riceverli, riuscirà a mia riparazione e ad essere vittime per quelli che ne abusano. Chi può dire quanto sono restata straziata da questo parlare di Gesù benedetto? Ma spero che voglia placarsi per la sua infinita misericordia. Questa meditazione cade nel giorno liturgico in cui la Chiesa fa memoria della strage degli innocenti, quindi una giornata certamente di festa per l'ottava di Pasqua, ma anche che fa volgere lo sguardo sulle oscure opere di Satana, che purtroppo, a quanto possiamo constatare, ha una certa libertà di azione. A me personalmente fa molto riflettere l'episodio di oggi, no? Nel senso che esemplifico il pensiero, insomma, che viene dinanzi a queste cose, senza voler portare fuori strada nessuno. Dico, ma insomma, c'è Gesù che è il figlio di Dio fatto uomo, ma poteva tranquillamente fermarlo, no? Quel folle di Erode, impedire al demonio che lo, come dire, che lo scatenasse in quel modo barbaro per fare una strage del genere, no? E lui stesso, insomma, dover fuggire ramingo, no? Cioè, da quello che ci dicono i Vangeli, insomma, se San Giuseppe non fosse stato tempestivo nel prendere e fare di corsa i quattro stracci che ci avevano andare via, succedeva al finimondo, succedeva anche per Gesù, no? Allora, come sempre, noi per comprendere le opere di Dio, per entrare con la fede nelle opere di Dio, non dobbiamo mai puntare il dito e giudicare e dire perché Dio fa così e non fa colà, questa è una bestemmia che non bisogna fare mai. Ma dobbiamo guardare i fatti e prenderne atto. Cioè, se è successa la strage degli innocenti, vuol dire, uno, che Dio lascia una certa libertà di azione al demonio. Ma il resto, insomma, è successa la passione di Gesù, che è cosa ben più grave della strage degli innocenti, no? Ovviamente per la dignità del soggetto offeso, non perché la sofferenza dei bambini non sia una cosa gravissima. E inoltre dobbiamo anche pensare che Dio misteriosamente permette alcune cose a noi incomprensibili alla furia satanica perché sa trarne un bene maggiore. Ora, qui questa meditazione è drammatica perché si snoda in questo modo, no? Quindi Luisa vede Gesù coronato di spine, con spasimi acerbi, atroci. Qui c'è un'operazione che facevano spesso tra di loro, gli toglie le spine e se la metterà in testa. E attenzione che Gesù stesso l'aiuta a fare sì che vi penetrasse dentro. Tantissime volte si trovano negli scritti queste cose. Altre volte in cui Gesù in persona prende martello e chiodi e la crocifigge. Questo racconta Luisa. Però non fa neanche in tempo a mettere questa corona che se ne forma un'altra. E poi Gesù spiega. Da che cosa dipende tutto questo? Ecco, dagli abusi che si fanno nei sacramenti. Sia da parte di chi li amministra, sia da parte di chi li riceve. La data di questo scritto è, abbiamo sentito, 1 ottobre 1899. Io sinceramente, insomma, vedere queste cose, sentire queste cose, conoscendo anche un po' il contesto storico dell'epoca, almeno i numeri, insomma, no? Fa abbastanza venire la pelle d'oca, perché a quei tempi pochissime persone si accostavano alla Santa Comunione, pochissime. Non era ancora salito al soglio di Pietro San Pio X, che, diciamo, permise di nuovo dopo tanto tempo ai fedeli devoti di fare la comunione quotidiana, frequente. Fino a quei tempi, penso che chi sa un po' di storia della Chiesa e di spiritualità si sa che le comunioni non soltanto dovevi essere confessato, tutti lo sapevano, ma erano anche soggetti
come dire, alle autorizzazioni dei confessori, e non erano così tanto frequenti. Nel clero, certo io non c'ero, insomma, però c'era sicuramente, insomma, uno spirito un po' più, come dire, un po' più sacro, spero, voglio, di quello che a volte circola oggi, no? Quindi sentire queste cose, insomma, dette dei sacerdoti, insomma, che attaccati al soldo tale che la puzza la sentono i secolari, si scandalizzano, non ascoltano le loro parole, insomma, riferite a quel contesto storico, insomma, fa abbastanza riflettere, no? Però è anche l'immagine che usa Gesù, terrificante, no? Sembra come quei bei ritratti, quei bei quadri, no? Che se uno li vede da lontano, su, che bello, sembra vero, poi si avvicina e scopre l'inganno, no? Quindi carta, pietra, legno, oggetti inanimati. Tale sono i sacramenti per la maggior parte, attenzione, non c'è altro che la sola apparenza, cioè l'uso balordo o l'abuso dei sacramenti non li cancella né li rende invalidi, d'accordo? Ma li priva totalmente della loro efficacia, cioè li trasforma, a parte il fatto che non producono frutti, ma li trasforma in veleno. Questo si possono fare tanti di quegli esempi, insomma, sono esempi che ovviamente valgono anzitutto per i sacramenti che si possono ripetere. Per quanto riguarda le sante messe, qui devono fare attenzione a quanto dice Gesù i sacerdoti, insomma, no? Ecco, noi sappiamo che è antichissima tradizione, insomma, lasciare l'offerta per la santa messa, e alcuni sacerdoti, questo lo dico da sacerdote, insomma, no? Quelli che non hanno incarichi ufficiali, insomma, da parte delle diocesi, vivono delle elemosine delle sante messe, quindi questo perché si sappia. Ecco, però sono da tanti, cioè, da anni, insomma, che la Chiesa raccomanda sempre di evitare apparenze di commercio e cose di questo genere, no? Oggi c'è per esempio l'abuso ormai generalizzato delle cosiddette messe collettive, nonostante documenti della Chiesa che le proibiscano. Si trova, insomma, online, basta cercare messe collettive e si legge quello che c'è scritto, no? Sia per i danni che questa prassi produce alle intenzioni, quindi ai destinatari delle intenzioni delle messe, cumulandone un numero, insomma, elevato, ma sia anche per il problema che può generare, insomma, con l'amministrazione di una troppo ingente quantità, come dire, di offerte pervenute per una stessa messa. E questo non va. Un sacerdote può combinare un guaio, questo era già fin dai tempi di Santa Caterina da Siena, se si azzarda a celebrare la messa non essendo in grazia di Dio. Un sacerdote che fa una cosa del genere, con la messa della comunione, fa un guaio enorme, e non solo la sua anima, ma tutta la Chiesa. Un sacerdote può fare un danno oggettivo, insomma, se celebra in maniera frettolosa, distratta, quindi senza essere presente, insomma, con la mente e col cuore a quello che fa, la stessa cosa quando fa la comunione, se non fa un ringraziamento adeguato all'Eucaristia, eccetera, no? Quindi, stessa cosa vale per i fedeli laici. Ci sono tante brutte abitudini, insomma, che circolano, no? Chiacchiericchiare durante la messa, arrivare tardi alla messa, partecipare con la testa per aria senza rispondere alle preghiere, non osservare i gesti liturgici. Oggi c'è questa moda che durante la consacrazione, anche durante la consacrazione, tutti in piedi, in alcuni edifici di culto, non so come altri chiamarli, non ci sono neanche la possibilità, come non ci sono neanche i banchi con i ginocchiatoi, a quello che qualcuno, insomma, mi riferisce. Quindi anche se ci fosse un'anima devota, deve fare la mortificazione del ginocchiarsi sul pavimento, insomma. Questo sono cose gravi.
Poi ci stanno le corse alle comunioni, cioè se Gesù dice queste cose nel 1899, adesso si assistono quasi dovunque a assalti in massa alle comunioni, confessionali semideserti, quando sono frequentati molte volte diventano occasione per fare salotto o per pie conversazioni o per confessioni molto 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 grossolane. E che comunioni sono quelle? Finita la messa, molte chiese diventano mercati. Quando non diventano mercati, comunque provate a guardare, insomma, di anime devote che rimangano a fare un pochino di ringraziamento, quante ce ne stanno dentro una chiesa. Gira in qualche parte, insomma, qualche non lo so, qualche addetto di chiesa un po' troppo zelante, insomma, che finita la messa c'ha l'orologio 2 minuti, 5 minuti massimo, poi la chiesa deve essere chiusa. Queste sono tutte tante cose che si sentono dire in giro, io spero sempre che non siano vere, insomma. Però, ecco, allora, noi immaginiamo, insomma, Gesù che per istituire l'Eucaristia si è morto in croce, quindi come palpita, insomma, il suo cuore, che gesto che sarebbe fare la comunione, no? Questi sono problemi, a mio avviso, non grossi di più, per queste cose, oltre che fare un male pazzesco a Gesù, l'immagine in cui usa è evidente, ma fanno talmente tanti di danni che piuttosto che stare veramente ai sacramenti, sarebbe meno peggio non andarci per niente. Meno peggio. Non parliamo, insomma, di altre prassi, insomma, che adesso ormai sono invalse, insomma, hanno preso piede, insomma, anche dentro la Chiesa, insomma, sono note, per cui non è neanche il caso di soffermarci sopra, no? Ma sono certamente ulteriori forme di abuso e di oltraggio, diciamo così, alla sacralità, alla santità dei sacramenti. Io, questa è una mia idea personale, ritengo questa operazione una delle più sataniche che esista, d'accordo? Perché il diavolo, non potendo, chiaramente, cioè non può mica sognarsi che possa riuscire dentro la Chiesa Cattolica a convincere qualcuno che non si celebri più la messa e non si sia più l'Eucaristia, questo non succederà mai, questo qui. Allora, però, essendo molto astuto il serpente, dice: no, celebrate pure, faccio vedere io che belle messe che faccio celebrare, messe che anziché attirare la divina misericordia irritano la divina giustizia, per come sono celebrate, vissute, per come è trattato e maltrattato il corpo di Gesù. Questo è San Paolo che dice che chi si accosta indegnamente al corpo e al sangue di Cristo mangia e beve la sua condanna. Tutte queste cose adesso sono, a mio avviso, molto più diffuse che nel 1899, ed è un problema grosso questo qui. Che cosa si può fare? Si può fare in ogni problema, noi possiamo fare quello che possiamo fare noi. Uno, non entrare in questa logica, non avere paura anche di essere presi in giro, di essere derisi, se si celebrano, si vivono i sacramenti in maniera degna, ecco, per quanto possibile, insomma, è chiaro che nessuno di noi è adeguato. E secondo, bisogna ripararle queste cose. Bisogna ripararle. Nella Divina Volontà noi abbiamo una grande forza riparatrice delle nostre azioni. La grazia dello Spirito Santo, ecco, e il pio e prudente consiglio di chi accompagna le nostre anime può e deve ispirarci dei gesti di riparazione. Noi non abbiamo il potere di andare da Gesù, se qualcuno lo farebbe, a prendere la corona di spine e mettersela nella testa propria, insomma, d'accordo, questo non si può. Però qualche gesto di riparazione lo possiamo e lo dobbiamo fare. Abbiamo parlato dell'Eucaristia, io da parroco penso anche all'amministrazione delle egresie, ironicamente chiamato, se non voglio fare retoriche un po' da parroco in crisi, no? Ecco, viene chiamato spesso il sacramento dell'addio, perché
è un dato di fatto che la stragrande maggioranza dei ragazzi che arrivano a questo sacramento stanno già imbracciando la porta per, cioè, finita la celebrazione, escono dalla chiesa per non rientrarci mai più, perché mo non c'entrano più manco per matrimonio, perché mo ci stanno convivenze e altro, d'accordo? Quindi forse torneranno dentro la chiesa in orizzontale. Che cos'è quella crisima? Noi poveri preti cerchiamo di dirlo, di responsabilizzare i ragazzi, no? Anche perché sono grandi, dirgli: guarda figlio mio, se pensi di fare questa cosa, sta attento, insomma, perché questa è una cosa brutta, mettiti nei panni del nostro Signore, no? Cioè, se tu trattassi un essere umano così, dileggiandolo in questo modo, no? Ma ti sembrerebbe una cosa fatta bene, insomma, no? Poi ci stanno le confessioni. Le confessioni spesso e volentieri sono un disastro. Alcune sono trasformate appunto in chiacchierate da salotto, dove si chiacchiera, altre in conversazioni psicologiche o in sfoghi. Quindi uno non si va a confessare, vuol dire che si va a sfogare, che racconta tutti i guai della vita sua. Ma quella non è il sacramento della confessione. È chiaro che un sacerdote ha anche il ministero dell'ascolto, e quindi deve ascoltare le anime, deve prestare le proprie spalle perché siano caricate dei pesi degli altri, prestare il proprio cuore perché una persona possa trovare conforto, prestare la propria spalla ancora perché qualcuno possa piangerci sopra. Questo è opera lodevolissima, ecco, sicuramente utilissima anche alla crescita di un fedele che, trovando insomma questa accoglienza, questa comprensione, questa misericordia, cioè certamente trova un aspetto del volto di Gesù, no? Ma il sacramento della confessione non è la sede per fare queste cose, no? Perché fare una cosa di questo genere vuol dire profanarlo. Il sacramento della confessione è stato istituito per la remissione dei peccati. Per cui quando si entra in confessionale si va ad umiliarsi davanti a Dio, a confessare i propri peccati, e questo si esige preparazione, non si può improvvisare una confessione. La preparazione prossima con l'esame di coscienza, ma la preparazione remota anche con la formazione della propria coscienza. Oggi la gente non è assolutamente in grado di discernere i peccati, a volte perché non sa, ma molte volte perché non vuole, perché non si può dire non so se non faccio nulla per correggere questa cosa, no? E anche nell'amministrazione delle confessioni, insomma, quello che si sente a volte dire in giro: ci sono, insomma, dice, sono andato a confessarmi dal prete e non mi ha dato la penitenza. Dico, ma perché? Cioè, dico, la penitenza fa parte della struttura sacramentale attuale. Non mi ha fatto di l'atto di dolore, ma l'atto di dolore fa parte del sacramento della penitenza, d'accordo? Cioè, ci vuole da parte di tutti una certa umiltà, perché quel sacramento della confessione è un sacramento che è gestito fondamentalmente dal penitente e dal confessore, e ciascuno deve compiere bene gli atti propri, insegna Santa Madre Chiesa. La confessione, la contrizione e l'adempimento della soddisfazione sacramentale, ecco, la ricezione della confessione, l'esortazione ed eventualmente l'aiuto che il sacerdote offre al penitente per confessarsi bene, per completare la confessione, l'imposizione della penitenza e la formula di assoluzione da parte del sacerdote, no? Altri problemi non ne parliamo con gli altri sacramenti, no? Perché pure col battesimo ci sono dei problemi. È chiaro che il battesimo è sempre un diritto del bambino, no? Per cui, tra l'altro, per ricevere il battesimo è sufficiente il consenso dei genitori, è un sacramento che serve alla salvezza del bambino, d'accordo? Per cui si possono battezzare anche i figli di unioni cosiddette irregolari, di conviventi, di divorziati, eccetera eccetera, no? È evidente però, come qualcuno fa notare, anche se questo certamente, almeno a mio avviso, non deve mai condurre alla negazione del sacramento assolutamente, perché ci va a rimettere quel povero bambino, però è chiaro che, capite, un contesto di questo genere, ecco, specialmente quando una situazione sarebbe regolarizzata, due conviventi, ma si devono sposare se chiedono il sacramento del battesimo, no? E poi immaginate, il bambino cresce, dice: ma mi hai fatto battezzare e tu non ti sei sposato, cioè
capite? Il contesto poi dell'educazione alla fede diventa, come dire, capite? O l'accettazione a volte un po' troppo frettolosa dell'ufficio di padrino e di madrina, anche insomma da parte di chi, cioè, dietro questo ufficio. Io ho sentito che alcune diocesi addirittura sono arrivate a togliere il padrino e la madrina, risolvendo dei problemi ma creandone altri, d'accordo? Perché quando appunto c'è una situazione dei genitori che sono in una situazione regolare, al sacramento si può amministrare, sì, ma ci vuole qualcuno che sia in condizione anche di grazia per poter esprimere gli atti di fede di sostituzione vicaria che vengono espressi, perché il bambino non può esprimere la sua volontà, ma questo lo fanno il padrino e la madrina. Se li togli e rimangono il padre e la madre, in queste situazioni come si fa? Ecco, però ci sono molte volte, insomma, che i parroci, si parla per esperienza, vanno al manicomio perché non sanno come fare, no? Cioè, nella coscienza sociale questa cosa è percepita come una sorta di onore. Se mi viene chiesto, lo devo fare, anche se a me, proprio di vita, di fede, di che non importa assolutamente nulla, insomma, no? Sono tutte tante situazioni che, non parliamo del sacramento del matrimonio, insomma, che oggi è attaccato sia prima, ecco, con la scarsa importanza che gli si dà, insomma, no? Perché chi va a convivere o chi si sposa al comune, come minimo bisogna pensare che non valorizzi e non comprenda l'importanza del sacramento del matrimonio, per cui da un punto di vista oggettivo, cioè, fermo restando l'ignoranza soggettiva, ma cioè, se si trovasse davanti al nostro Signore, il nostro Signore pensiamo che non gli direbbe scusa figlio mio e figlia mia, no? Ma se io ho istituito un sacramento, ma ci sarà un motivo, no? Se non bastava convivere e sposarsi al comune, non istituivo un sacramento, no? Ma almeno sta cosa non ti è passata per l'anticamera del cervello. E tu pensi di essere più grande di me, che sono Dio, che dico io istituisco un sacramento, e tu dici ma no, non fa niente, faccio uguale senza. Cioè a questa forma rudimentale, insomma, di coscienza, le anime devono sforzarsi, insomma, di comprendere, di arrivarci, no? Poi, non facciamo la retorica su quello che viene dopo, insomma, il matrimonio e tutti quanti gli sfasciamenti di famiglia, insomma, che ci stanno, no? Vogliamo parlare del sacramento dell'unzione degli infermi? Voglio fare le prediche, dai. Cioè, il sacramento dell'unzione degli infermi oggi, almeno per quanto riguarda la mia personale esperienza pastorale, è pochissimo richiesto, cioè non è proprio neanche, come dire, percepita minimamente l'importanza di una cosa del genere. C'è soltanto il discorso, se chiami il prete poi si spaventa che sta per morire. Adesso non voglio, insomma, creare un clima, però insomma Gesù qui come dire, lamenta queste cose. Allora il senso di questa meditazione è, voi capite, il divin volere, quindi l'amore e la santificazione. Io per anni, negli anni passati, ho fatto tantissime catechesi su questi punti, perché i sacramenti sono i mezzi di santificazione ordinaria, cioè non basta sentire una predica, cioè se senti una bella predica può nascere, può far scaturire nel tuo cuore il desiderio di convertirti, che è una cosa fondamentale, per carità, ma la vita nuova di grazia è sigillata dai sacramenti, perché noi non possiamo salvarci con le nostre forze. Cioè Gesù non è morto in croce per farsi trattata perché c'era niente da fare. I sacramenti svolgono tutti dalla croce di Gesù. E insomma, e se per istituirli, se è morto in croce, ma ci sarà un motivo, no? Perché noi non possiamo farne a meno. Non possiamo farne a meno, ma dobbiamo usarli bene. Perché altrimenti, da farmaco di immortalità, questo è un vocabolario antichissimo, diventano veleno. Per noi e per tutti, perché poi quando uno fa un sacrilegio non è che fa un male enorme soltanto alla propria anima, ma è come dire, causa una ferita al corpo della Chiesa e provoca la diffusione del male. Quindi dobbiamo veramente fare attenzione, questo vale per tutte le cose, no?
chiediamo alla Madonna che ci aiuti. Ecco, ripeto, noi che possiamo fare? Essere esemplari nel nostro modo di accostarsi ai sacramenti, non essere mai grossolani o superficiali e, per quanto possibile, riparare. E, nei limiti in cui possiamo, ecco, ma sono volte molto molto limitati, fare qualcosa, ovviamente con le armi del Vangelo, quindi sempre con amore, dolcezza, pazienza, carità, senza giudicare nessuno, senza questa meditazione non serve per di prenderla per giudicare i comportamenti altrui, il parroco, le cose, o la tua amica, o le cose, assolutamente, questa serve per aiutare noi stessi e per condividere un pochettino i dolori di Gesù e per rendersi conto anche di tante cose. Il fine di questa meditazione è proporsi di usare bene i sacramenti e per le anime un pochino più generose, insomma, che sono sensibili ai dolori che Gesù ha manifestato per questa cosa, fare qualche piccolo, anche piccolo, gesto di riparazione. O Divina Maria, quelle spine che stavano sulla testa di Gesù, noi siamo sicurissimi che circondano senza nessun'ombra di dubbio il tuo cuore, che sicuramente addolorato e afflitto, insomma, per le cose su cui abbiamo meditato, ecco, per il cattivo uso o l'abuso dei sacramenti, che sono costati tutto il sangue a tuo figlio e tutte le tue lacrime, insomma, sotto la croce. Tu sei la prima che vorresti vederci, ecco, in grazia, ecco, se non pieni di grazia come te, ma in grazia, e in grazia non si vive senza il buon uso dei sacramenti. Ecco, noi ti supplichiamo di suscitare, ecco, nei nostri cuori dei fermi propositi per l'uso salutare di questi mezzi che il Signore ci ha donato e di ottenere la grazia, ecco, di una nuova sensibilità, di muovere quei cuori di pastori e fedeli, ecco, perché si torni a ben vivere, come sicuramente già lo notava anche Luisa, si fa in molti luoghi, non è tutto quanto nero, grazie a Dio, però sicuramente abbiamo bisogno di un input, ecco, da parte del cielo che ci aiuti a riscoprire la grandezza e l'importanza dei sacramenti e quanto dobbiamo ben usarli, ben amministrarli, ben viverli, perché possano espletare tutta la loro infinita potenza di santificazione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.